Sia lodato Gesù Cristo, carissimi. San Paolo ci dice: cercate le cose del cielo, pensate alle cose del cielo. In realtà non è semplicemente San Paolo che ce lo dice, è Dio che ci chiama a pensare alle cose del cielo, a cercare le cose del cielo, non quelle della terra, a pensare alle cose del cielo, non a quelle della terra, dice precisamente San Paolo. Io vorrei, cari fratelli, che noi pensassimo di più alle cose del cielo, anche nella preghiera. La nostra preghiera, in tanti casi, è una preghiera priva o poco desiderosa del cielo. Sì, lo desideriamo fondamentalmente, però non contempliamo veramente in maniera più diretta le cose del cielo. Non pensiamo alle cose del cielo, invece dobbiamo proprio dedicarci in maniera particolare a questo. Perché? Perché noi siamo fatti per quello, cari fratelli. E allora, proprio come dice San Paolo, dobbiamo imparare proprio a cercare le cose del cielo, pensare le cose del cielo, anche nella preghiera. Ci dobbiamo sforzare, cari fratelli, dobbiamo lavorarci. Perché? Perché è fondamentale che la nostra anima sia illuminata dal pensiero del cielo. Anche il Catechismo di Trento dice proprio questo, che il parroco deve parlare spesso delle cose del cielo. Il cielo è liberazione da tutti i mali, acquisto di tutti i beni. Qui abbiamo tanti mali e pochi beni. E allora che succede? Che noi, se ci fermiamo a queste cose qua giù, cari fratelli, tante volte ci abbattiamo. D'altra parte, il nostro desiderio, se non guardiamo le cose del cielo, facilmente va alle cose di questo mondo e tante volte ai peccati in questo mondo. Cerchiamo i piaceri, cerchiamo la rivincita, cerchiamo questo, cerchiamo quell'altro, cerchiamo magari anche di schiacciare l'altro, cerchiamo di rubare, cerchiamo questo, quell'altro che non è secondo Dio. Invece, se noi cominciamo a desiderare le cose del cielo, innanzitutto a contemplare le cose del cielo. Quindi io vi invito chiaramente, fortemente, a pensare, a sviluppare una, ecco, vera meditazione, contemplazione delle cose del cielo. Questa contemplazione deve essere fatta con sapienza, ma ci deve essere, perché è vero che il cielo non sta qua giù già ora, ma lo dobbiamo raggiungere. Però è vero che lo dobbiamo desiderare. Più è forte il desiderio del cielo, più possiamo prendere la croce seriamente e decisamente per andare in cielo. Capite? Cioè, il desiderio del cielo, santo desiderio del cielo guidato dallo Spirito Santo, cari fratelli, ci porta ad abbracciare la croce. Perché la via che conduce al cielo è la croce. Per questo dico, ci vuole sapienza e prudenza, ma bisogna pensare le cose del cielo e cercare le cose del cielo. Ecco, quindi dobbiamo lavorare sulla nostra preghiera, perché la nostra preghiera ci deve elevare al cielo. Dobbiamo entrare in questo cielo, entrare in paradiso per contemplare, per essere proprio attratti da queste cose. Quindi vivere per il cielo e quindi aiutare gli altri ad andare in cielo. Capite?
È fondamentale questo, è fondamentale. Il nostro fine ultimo è il cielo, è Dio. Ma noi tante volte ci fermiamo su tante altre cose, che pure sono importanti, perché è chiaro che non è che pensare al cielo significa mettere da parte la croce. Dobbiamo pensare innanzitutto al cielo e a Dio, perché quello è il nostro fine ultimo. Però dobbiamo pensare anche alla croce, dobbiamo pensare alla nostra vita, ma, vedete, dobbiamo pensare alla nostra vita in ordine al cielo. Più è forte il desiderio del cielo sotto la guida dello Spirito Santo, più saprai abbracciare la croce, saprai abbracciare le difficoltà di questo mondo, perché questo mondo è una prova per arrivare in cielo. Capite? Cari fratelli, uno dice, ma io voglio questo, voglio quell'altro, qui non c'è, allora faccio questo peccato. No, questo non è un ragionamento. Il ragionamento da dire è questo: tu sei fatto per il cielo, le cose di questo mondo non ti soddisfano mai pienamente. Sei fatto per il cielo, devi desiderare il cielo, devi camminare verso il cielo, verso il cielo, desiderare il cielo. Questa è la vera sapienza, cari fratelli. E guardate che elevarsi al cielo riempie l'anima, e elevarsi al cielo spiritualizza l'anima. Dobbiamo renderci conto di questo. Anche vedete il canto gregoriano, no? Bello, bellissimo, soprattutto dei pezzi, no? Ci devono aiutare anche questi ad elevarci al cielo, unirci alla preghiera degli angeli. Quando voi pregate, tra l'altro, quando noi preghiamo, la nostra preghiera che facciamo ci unisce alla preghiera degli spiriti beati del cielo. Chiediamo agli spiriti beati del cielo, elevateci al cielo. Aiutateci a pregare, elevandoci al cielo, quindi aiutateci a pregare, ecco, nella maniera più vicina a come voi pregate, perché voi pregate nella maniera più perfetta. Cari fratelli, loro pregano nella maniera più perfetta. Noi dobbiamo avvicinarci il più possibile alla preghiera degli spiriti beati del cielo, perché Dio ci riempia, e quindi riempiti di Dio possiamo affrontare questa vita per giungere poi pienamente al cielo. Allora dobbiamo utilizzare, ecco, anzitutto la preghiera deve essere molto più ordinata verso il cielo, E quindi dobbiamo anche conoscere sempre più il cielo, dobbiamo approfondire la realtà del cielo, e al centro del cielo c'è Dio, quindi il cielo poi è partecipazione alla vita trinitaria, Quindi conoscere innanzitutto Dio, perché Dio è il cielo in certo modo, no? E poi conoscere anche il paradiso, le bellezze, i piaceri, le meraviglie che sono in paradiso. Cari fratelli, questo è il nostro. Guardate, è una questione fondamentale. Se non desiderate il cielo, guardate, cari fratelli, voi siete fatti per desiderare come me. Se non desiderate il cielo, desidererete le cose di questo mondo. E quindi poi desiderare le cose di questo mondo, sapete che significa? Tante volte significa poi arrivare a peccare. Invece dobbiamo desiderare le cose del cielo. Del cielo, pensare alle cose del cielo. Oggi, con la incredulità che c'è, nessuno o quasi nessuno pensa alle cose del cielo. Alcuni sì, io per esempio ci penso, però tanti non ci pensano. Cari fratelli, questo è un grande problema. No, ma non esiste il cielo, ma sono tutte. Questa è una tentazione diabolica. Ieri stavo parlando dello spirito dell'anticristo. Lo spirito dell'anticristo ci porta proprio a pensare, no, ma non esiste il cielo, sono tutte invenzioni, dobbiamo vivere per questo mondo, godere. Ecco, tanta gente vuole godere in questo mondo, trovarsi tutti i piaceri. Perché, cari fratelli? Perché noi siamo fatti per il cielo, ma il cielo non lo devi trovare qua giù. Qui giù devi trovare, devi camminare sulla via che conduce al cielo, ma non è la via dei piaceri. È la via della santità, capite? Invece devi pensare la gioia, i piaceri ce l'avrò in cielo, ma devo camminare per la via di Dio. In cielo i piaceri non saranno i piaceri appunto di questo, semplicemente di questo mondo, sono piaceri
direi, ecco, in certo modo immensamente più grandi, in certo modo, sono eterni, cari fratelli. Il cielo, il cielo, il cielo, pensiamo al cielo. Viviamo per il cielo, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, però ripeto, dobbiamo lavorare per il cielo, contemplare in ordine al cielo, meditare in ordine al cielo, meditare, conoscere il cielo, conoscere il paradiso. Io ho fatto anche diverse catechesi su questo argomento, però bisogna aumentare, diciamo, il materiale per contemplare, desiderare, conoscere, amare le cose del cielo. Carissimi, questo è fondamentale e questo appaga profondamente l'anima e permette di vivere per il cielo. Gesù, ricordiamocelo sempre, la parte più alta della sua anima era beato, aveva la stessa contemplazione degli spiriti beati, anzi anche più, ovviamente ancora più alta della loro. Però questo deve essere luce per noi, perché noi dobbiamo entrare in quella contemplazione. Dobbiamo appunto entrare in quella contemplazione, dobbiamo con l'aiuto di Dio entrare in un'esperienza delle cose del cielo. E questo, guardate, vi purifica, questo vi santifica e vi aiuta anche ad affrontare le difficoltà di questo mondo con la luce, la forza dello Spirito Santo. Altrimenti lo Spirito Santo non ci avrebbe detto cercate le cose del cielo, pensate alle cose del cielo. Vedete, cari fratelli, pensate alle cose del cielo. Lo dico a me, lo dico a voi. Questo dobbiamo fare, cari fratelli. Ripeto, è importante anche aumentare il materiale, cioè il materiale riguardante il cielo. Raccogliete testi di santi, dottori sul cielo, raccoglieteli, leggeteli questi testi, meditate, pregate. Quando dite rosario, rendetevi conto che i misteri del Santo Rosario ci devono aiutare appunto anche ad elevarci alle cose del cielo. Elevatevi alle cose del cielo attraverso i misteri per desiderare le cose del cielo e con la preghiera per indirizzarvi al cielo. Gesù si è incarnato per portarci in cielo. I misteri del Santo Rosario ci vogliono aiutare tutti ad andare al cielo. Ci vogliono tutti aiutare a pensare al cielo, contemplare le cose del cielo, desiderare le cose del cielo. Però ci vogliono aiutare anche a vivere santamente in questo mondo per il cielo. Cari fratelli, riflettete su queste cose e impegnatevi, impegniamoci tutti a appunto contemplare, meditare, desiderare, amare, fare esperienza delle cose del cielo, amare le cose del cielo, contemplare le cose del cielo. Signore, grazie perché ci vuoi donare di pensare alle cose del cielo, desiderare le cose del cielo. Signore, ci vuole aiutare in questo. Se ce l'ha detto che dobbiamo pensare alle cose del cielo, è perché ci vuole aiutare a pensare alle cose del cielo, a desiderare le cose del cielo, a cercare le cose del cielo. Lui ci vuole aiutare, cari fratelli. Ecco perché anche dobbiamo conoscere i testi biblici che ci aiutano a pensare alle cose del cielo. In particolare, pensate, ci sono diversi testi, soprattutto nel Nuovo Testamento, anche nell'Antico Testamento, i testi che parlano, ecco, del banchetto che ci attende, no, alla fine dei giorni, eccetera. In certo modo ci parlano anche del cielo, Anche quando l'Apocalisse, alla fine dell'Apocalisse si parla, no, del, ecco,
gli ultimi capitoli dell'Apocalisse si parla proprio delle cose del cielo, no? Allora anche lì andiamoci, leggiamo, preghiamo, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e a queste cose, leviamoci a queste cose, facciamoci attrarre da queste cose, facciamoci proprio immergere in queste cose. Grazie Signore che ci vuoi immergere nelle cose del cielo. Dobbiamo essere contemplativi, dobbiamo, la contemplazione, ricordatevi, più è alta la contemplazione, più si attua una intima nostra trasformazione in Cristo, sicché Cristo viene a vivere in noi. Pensate che bello, la Trinità contempla se stessa, conosce anche il cielo, la Trinità ci vuole elevare a conoscere Dio, che è il centro del cielo, ci vuole aiutare a conoscere anche il paradiso, ci vuole aiutare a desiderare il paradiso. Pensate che meraviglia. Certo, da noi non siamo capaci di elevarci al cielo, non lo conosciamo neppure, ma la Trinità lo conosce e ci vuole elevare. Quindi gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie Trinità Santissima che ci vuoi elevare le cose del cielo. E preghiamo la Madonna anche per questo. La Madonna ci chiama e prega per noi, perché ci eleviamo le cose del cielo. Contempliamo le cose del cielo, desideriamo le cose del cielo, amiamo le cose del cielo. Facciamoci aiutare dall'angelo custode proprio a fare questo: desiderare, contemplare, amare, meditare, pensare, cercare le cose del cielo. Facciamoci aiutare anche da San Michele Arcangelo a questo, sapendo che il demonio non vuole questo. Il demonio non vuole questo. Il demonio non vuole che pensiamo alle cose del cielo. Attenzione, sappiatelo bene, il mondo, la carne, ci portano a pensare alle cose del cielo. Ci portano a pensare alle cose di questo mondo, ad attaccarci alle cose di questo mondo. Quindi tanto più dobbiamo elevarci alle cose del cielo. Perché la spinta dello spirito dell'anticristo è proprio questa, pensare alle cose di questo mondo, attaccarsi alle cose di questo mondo. Lo spirito satanico, lo spirito del mondo ci porta ad attaccarci alle cose di questo mondo. Invece noi dobbiamo elevarci alle cose del cielo. È una guerra, una battaglia che dobbiamo vincere contro le potenze delle tenebre. Loro ci tirano verso le cose di questo mondo, noi dobbiamo elevarci alle cose del cielo con l'aiuto di Dio. E lo Spirito Santo, quando viene in noi, appunto ci spinge verso le cose del cielo. Lo dice molto chiaramente Sant'Ignazio di Loyola negli Esercizi Spirituali, quando parla del discernimento degli spiriti. Lo Spirito Santo ci porta, lo Spirito Santo da cui viene la vera consolazione, ci porta a elevarci alle cose del cielo, vivere per le cose del cielo. Che bello, cari fratelli. Vivete così, guardate, vivrete in certo modo un paradiso in questa terra, un paradiso in questa terra. Le croci ci saranno, ma le vivrete in un altro modo, come le vivevano i grandi santi, come le viveva Gesù, come le viveva la Madonna. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.